Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video approfondimento del personaggio di Kaido dal mondo di One Piece. Fa caldissimo, oggi fa talmente caldo che sto sudando l'anima e la mia anima sta sudando la sua anima perché è una cosa indescrivibile ragazzi. Fa caldo, io sto con il condizionatore acceso, con il ventilatore e fa caldo. Quindi questo ci fa capire quanto questo periodo del 2020 sia un anno particolare e soprattutto quest'estate ci stia regalando non solo molte volte reclusioni perché uno non viaggia molto per paura di emergenze nazionali, sanitarie e roba varia, ma fa anche caldo, più caldo del solito. E quindi mi sembrava giusto in questa giornata calda, bravi, e dirvi una cosa importantissima prima di iniziare il video, ovvero sia di iscrivervi e condividere il canale, il video con i vostri amici, se volete e se non l'avete ancora fatto, in modo tale da, ricordandovi appunto la sfida di arrivare ai 3.000 iscritti, di riuscire ad arrivarci il prima possibile, e io vi ringrazio se lo fate, di lasciare un like cliccando quel tastino lì, blu, che diventerà, e poi ovviamente di seguirmi su Instagram e TikTok, dove possiamo anche conoscerci, mi contattate in privato, faccio sondaggi, scemi, eccetera, eccetera. E tra l'altro di recuperarvi anche molti video che vi lascio in descrizione, ma tutti i video che trovate sul canale e che vi possono interessare, perché ci sono davvero molti video. E quindi qualche tematica vi piacerà sicuro e ci sarà magari qualcosina che voi vorreste sapere da me, che però già c'è il video e quindi poi lo trovate e lo sentite. Detto questo, quindi oggi parliamo di Kaido. Come ho detto già nel video commento di qualche giorno fa, fondamentalmente, il personaggio di Kaido è un personaggio complesso, più complesso di come molta gente nella community, e l'ho visto anche sotto i video del video commento, ma anche in giro, possa pensare, perché l'opinione un po' pubblica, un po' comune di questo personaggio, oltre ovviamente ad essere molto forte, essendo uno dei quattro imperatori, molti lo considerano addirittura il più forte dei quattro imperatori, però oltre tutto questo, e ovviamente di questo adesso parleremo anche dopo, molti lo considerano banale, sciocco, sempliciotto, vuoto, dalla becera caratterizzazione che in qualche modo ci deve essere, perché comunque è un personaggio di One Piece, ma che per molti si ferma lì. Ubriaco, picchia la gente, è forte, è cattivo, sadico, infame e basta. Allora oggi ho deciso, proprio per questo, di difendere il personaggio di Kaido, analizzando però nei vari aspetti questo personaggio, perché la prima parte del video tratterà quello che è successo fondamentalmente nel capitolo, e quindi mi ripeterò brevemente su quello che ho detto già al suo video commento, cercando di dire almeno la mia. Poi aspetto di sapere anche la vostra nei commenti, perché questo è uno di quei tanti video chiacchierata dove io dico delle cose, do degli spunti, poi voi nei commenti potete ampliare alcune cose che magari cito soltanto e poi lascio lì, potete dire la vostra, potete concordare, discordare in maniera educata, insomma è una chiacchierata, uno di quei video dove io vi dico un po' quello che penso del personaggio, della situazione, della teoria, poi completate voi, mi dite anche cioè sono curioso di sapere anche la vostra. E quindi la prima parte tratterà di questo, cioè cosa avverrà secondo me nel capitolo prossimo, perché Kaido è stato attaccato da 10 uomini, ma comunque è stato attaccato. Cosa succederà? Ve lo dirò. La seconda parte invece cercheremo di analizzare un po' appunto il carattere di questo Kaido, di questo padre, quindi dovremmo per forza di cose analizzare anche la sua prole, Yamato, la figlia, e poi nell'ultima parte del video invece cercherò di dirvi anche la mia per quanto riguarda un altro aspetto, ovvero sia la questione fondamentalmente di, quindi avevo detto non solo il fatto che sia, cosa succederà nel capitolo, cosa ovviamente avverrà anche per quanto riguarda la caratterizzazione, ma soprattutto il flashback. Cercheremo di parlare, o comunque vedremo quando potrebbe arrivare questo flashback, che alcuni di voi anche su Instagram avete detto ipotizzate arrivare nel capitolo prossimo, tanto potrebbe arrivare mai. E quindi è un po' tutto collegato, perché ogni aspetto, quello che succederà nel capitolo, la sua caratterizzazione vera e propria nel rapporto anche con la figlia, o in generale nel suo comportamento come Momonosuke, gli avversari, eccetera, e poi flashback insieme caratterizzano questo personaggio. Proprio ho fatto molto un preambolo molto lungo, però era necessario. Iniziamo subito il primo aspetto. Allora, secondo me, cosa succederà nel capitolo prossimo? Kaido è stato attaccato, ma come ho detto anche nel video commento, Kaido è come Barba Bianca in questo momento. Barba Bianca a Marineford fu attaccato da 10 uomini, l'intera ciurma di Teach, e nonostante avesse già affrontato un'intera guerra,
Nonostante la malattia, nonostante la vecchiaia, ha resistito quasi fino alla fine. Kaido è molto più giovane di Barba Bianca, è in ottima salute ed è stato colpito sì da 10 uomini, in teoria, ma praticamente le lame che lo hanno trafitto sono soltanto di 2-3 uomini massimo. Non ci sono colpi di pistola, eccetera, eccetera. Quindi, per tutti questi motivi, sapendo anche quanto Kaido ha la pellaccia dura, e sapendo anche la questione dell'haki di secondo livello dell'armatura, sapendo che comunque questa è una guerra dove noi stiamo andando praticamente a buttarci e a schiantarci contro un muro, io ipotizzo non solo che Kaido nel prossimo capitolo non si sia fatto nulla, ma addirittura che si alzi e che fondamentalmente magari si tolga anche le lame che lo hanno trafitto. E magari riconosce alcune spade che utilizzava anche Oden e dice: questo è, le lancia via e massacra praticamente i 10 foderi rossi. Questo è. Quindi io ipotizzo e credo che, insomma, bella la scena significativa, ma veramente non succederà nulla di eclatante per l'alleanza. Anzi, Kaido ancora una volta umilierà i nostri. E questo ci porta subito al secondo aspetto, perché abbiamo già detto anche nel video commento, per chiunque di voi l'abbia visto, che Kaido è un umiliatore. Kaido fonda la propria ciurma sul costante essere umiliati, cioè potenzialmente io, membro della ciurma, se vengo attaccato da qualcun altro che vuole il mio posto, vuole il mio ruolo, io posso essere sconfitto nel caso sia più debole di quest'ultimo e quindi venire umiliato, venire declassato. Kaido con gli avversari li umilia. Lui addirittura, pur potendo farlo, non uccide gli avversari perché vuole che questi ultimi capiscano che sia stato Kaido a volere che loro siano ancora in vita. Kaido li cattura, Kaido li manda ai lavori forzati. Kaido addirittura ha l'ardire, il coraggio di in qualche modo proporgli la candidatura nella loro ciurma. Cioè, Kaido ragiona in un'ottica che tu sei il mio avversario, io non solo ti ho sconfitto sonoramente, ma ti umilio prima di tutto perché non ti uccido. E quindi ti faccio capire che il padrone della tua vita sono io. E poi addirittura ti manda i lavori forzati, eccetera, eccetera. Ma se voglio, ti chiedo anche di entrare nella mia ciurma per farti capire che tu non mi preoccupi neanche lontanamente, a tal punto che io ti metto tra i miei uomini, perché anche se tu domani volessi attaccarmi, non riusciresti a sconfiggermi. E in tutto questo, l'abbiamo visto nel capitolo che è appena uscito, Kaido umilia anche gli avversari dal punto di vista morale. Sappiamo nel flashback di Oden come affrontò la questione del combattimento, usò un piccolo trucchetto, ed è vero, parliamo però di un Kaido molto più debole 20 anni fa, e parliamo però anche di un Oden che si fece abbindolare come un pollo, fondamentalmente, perché se tu hai viaggiato per il mondo con Barba Bianca, sulla Oro Jackson con Gold Roger, hai scoperto cos'è Raftel, eccetera, eccetera, e poi arrivi a Wano per 5 anni, ti umili quando potresti provare a fare qualcosa, a ribellarti, e poi quando lo fai, non solo è troppo tardi, ma ti fai abbindolare da un trucchetto vecchio come il mondo, il farti distrarre. Allora capisci che c'è qualcosa che non va. E Kaido lì fece, in qualche modo usò questo trucchetto, umiliò Oden, però in punto di morte promise a quest'ultimo che da quel momento in poi avrebbe combattuto con, scusate, una zanzara, l'haki della percezione, con onore contro gli avversari. Quindi Kaido è fondamentalmente un guerriero, un uomo vissuto, maturo, che però rispetta gli avversari. L'ha detto anche con gli uomini di Orochi, per esempio. Lui dice: io vi propongo di entrare nella mia ciurma. Se non volete farlo e volete quindi combatterci, io rispetterò la vostra volontà, vi rispetterò in quanto guerrieri miei avversari e faremo la battaglia che vorrete. Questo significa ovviamente non che Kaido è buono, così come quando ha detto a Momonosuke: se tu mi dici un altro nome, io ti lascio in vita. Non vuol dire che Kaido è buono e quindi fondamentalmente è Babbo Natale che va vicino ai bambini e dice: dimmi quello che vuoi, ti esprimo il desiderio. Kaido in quel momento stava raggiungendo l'apice dell'umiliazione, perché appunto dice: se tu, il messaggio in codice era: se tu, figlio di Oden, rinneghi tuo padre e quindi in qualche modo distruggi l'ultima speranza dei Kozuki, perché ripeto, e vi lascio il link in descrizione, i protagonisti di questa saga sono i Kozuki e i Foderossi. Quindi Kaido, non sapendo dell'esistenza ancora dei Foderossi, ha Momonosuke davanti e dice: se tu rinneghi tuo padre, se tu mi dai un altro cognome, se tu mi dici che non sei il figlio di Oden,
io avrò raggiunto il mio scopo. Ti avrò umiliato alla massima potenza, quindi non Kaido buono, Kaido che umilia, però comunque ti lascerò in vita, proprio perché ti umilio permettendoti di vivere e tu ogni volta che ti sveglierai, ogni giorno che ti sveglierai, ricorderai che sono stato io a permetterti di vivere, così come fa appunto con i suoi avversari, per esempio con Kid, con Rufy e gli altri che li sconfigge ma non li uccide. Questo però non significa che Kaido si diverte a uccidere a caso, no? Perché anche perché Monosuke è un bambino, quindi Kaido vuole umiliarlo, assolutamente, non lo metti in dubbio, però secondo me se può evitare di ucciderlo, come ha già fatto una volta, lo fa. Ok, quindi abbiamo detto che Kaido è un umiliatore, è un guerriero, è esperto, è vissuto con i rocks, eccetera, eccetera. Però di questo parleremo dopo per quanto riguarda i flashback. Il rapporto con la figlia. Abbiamo scoperto in questi capitoli anche che comunque Yamato, in qualche modo, come era prevedibile, ce l'ha col padre. Ce l'ha col padre per un motivo non ancora ben precisato. Perché è vero, la questione Oden è sicuramente fondamentale e importante. Kaido, il padre, quindi, ha sconfitto Oden, che era fondamentalmente il simbolo, l'idolo di Yamato. Però questo motivo, secondo me, è incompleto, perché Yamato, per far sì che Oden fosse il suo idolo, ha dovuto sicuramente, necessariamente, far passare del tempo. Non è che la prima volta che ha visto Oden, ecco qua il mio idolo della vita. No, Oden avrà fatto delle cose, Yamato l'avrà osservato molte volte per molto tempo e avrà maturato poi un rispetto e un interesse verso Oden che poi, quando il padre l'ha ucciso, sicuramente non gliel'ha perdonato. Però io penso che il rapporto conflittuale padre-figlia sia da ricercare in radici anche più profonde rispetto al semplice mi hai ucciso l'idolo, no? Perché comunque io penso che una figlia, quando nasca da una famiglia, all'inizio, se non ci sono motivi particolari, ce l'ha, cioè provi affetto per il padre. E quindi il fatto che comunque l'idolo voleva uccidere il padre, se non è successo qualcosa in maniera pregressa, in maniera più profonda, non ha senso che Yamato patteggi fondamentalmente per l'avversario del padre, a meno che già prima non ce l'avesse col padre per altri motivi, e poi il fatto che Kaido abbia ucciso Oden sia un motivo aggiuntivo. Quindi, secondo me, secondo questo ragionamento, ipotizzo che fondamentalmente ci sia qualcosa di più profondo. Io feci un video, ve lo lascio sempre in descrizione, si chiama Yamato, esperimento di Orochi, eccetera, eccetera, dove analizzai appunto il rapporto tra Yamato e Momonosuke, i due, fondamentalmente, la progenie, i due discendenti della famiglia Kozuke, della famiglia di Kaido, e avendo ipotizzato anche che Yamato abbia il potere del trasformarsi nel drago della foresta, o comunque un potere legato alla terra, essendo il padre colui che fabbrica insieme a Orochi e quindi in qualche modo deturpa il terreno, le acque, l'aria eccetera eccetera di Wano, quindi rovini la natura, sia un motivo particolarmente interessante per far sì che Yamato ce l'abbia col padre prima ancora che poi il padre gli abbia ucciso l'idolo. Ma non è tutto qui, secondo me il rapporto potrebbe anche in qualche modo centrare con la madre, però queste sono cose a parte. Parliamo di Kaido. Kaido e la figlia, noi abbiamo scoperto appunto che in questi capitoli, che in qualche modo, avendo la figlia un risentimento verso il padre, è stata ammanettata, ha avuto le manette che fondamentalmente dovrebbero esplodere o tagliare le mani, insomma, a chi prova a togliersele. Però, fino appunto, finché non è stato Rufy a provare a toglierle, Yamato non sapeva se queste manette funzionassero davvero o in qualche modo fossero soltanto una punizione del padre, simbolica. Abbiamo scoperto poi che invece erano proprio esplosive. Questo cosa significa? Significa che Kaido in qualche modo ce l'ha con la figlia, vuole uccidere la sua progenie, vuole in qualche modo eliminare dalla faccia della terra il sangue del proprio sangue? Secondo me è un po' più complesso di così, perché, ripeto, Kaido non è il semplice ubriacone vichingo che, o oni giapponesi, insomma, stiamo lì, che demone, che orco, che distrugge tutto, fa quello che vuole e arrivederci e grazie. Kaido invece abbiamo visto, già inizio Wano lo notammo, ma in questi capitoli particolarmente di più, che è intelligente,
perché sta creando un'alleanza con un piano strategico, lungimirante, militare, e quindi fondamentalmente serve intelligenza. Se Kaido fosse semplicemente colui che si ubriaca, fa festa e quando vuole uccide qualcuno, non avrebbe quella lungimiranza, quella voglia, quell'interesse e quella astuzia di creare un piano, di creare delle reti di alleanze con altri imperatori, di andare a cercare delle armi ancestrali, e quindi anche il fatto che Momonosuke sia lì e comandi Zunisha, che fondamentalmente è paragonabile a un'arma ancestrale. È un aspetto molto interessante, quindi per fare tutto questo serve intelligenza, non devi essere proprio un cretino, altrimenti non andrebbe in porto. È anche un buon amministratore, i rapporti commerciali con di Agamatolite, con Orochi, il fatto che comunque abbia mandi per esempio i suoi uomini in giro, lo stesso Abu, gli stessi Numbers in qualche modo, il fatto che lui abbia creato un piano di fabbriche e di alleanze proprio per creare anche la nuova Onigashima e quindi far sì che anche la capitale dei fiori di Wano diventi un porto per quanti più alleati possibili, quanti più alleati pirati possibili. Quindi fondamentalmente, ripeto, per fare tutto questo, per creare un piano strategico, industriale, economico, militare e andare poi a combattere un governo mondiale che appunto è un insieme di paesi geopolitici che quindi hanno armi, hanno uomini, hanno rapporti commerciali, rapporti economici, rapporti diplomatici con tanti paesi nel mondo, per fare questo, per contrastare una organizzazione internazionale come il governo mondiale, devi avere un piano fatto bene, non serve solo la potenza militare, punto e basta. Quindi Kaido non è stupido. Kaido non è stupido e quindi fondamentalmente non è neanche semplicemente quello che uccide a caso. Quindi, però, perché allora ha messo queste manette alla figlia? Perché secondo me, ripeto, per il discorso fatto prima, Kaido è un uomo di principio. Lo promise a Oden in fin di vita, disse: io da questo momento tratterò con rispetto e utilizzerò la morale, cioè di principio. Tu mi hai fatto un danno, io ti uccido. Tu mi rispetti, io ti rispetto. E se tu vuoi colpirmi, mi vuoi uccidere, però mi rispetti come guerriero, io ti uccido, ti attacco, però ti rispetto come guerriero, come avversario. Secondo me Kaido vuole rispetto, pretende il rispetto. E l'abbiamo visto, anche se il suo esercito è un po' dove chiunque fa quello che vuole, chiunque può scalare la gerarchia, chiunque se vuole domani mattina può attaccare un Numbers, può attaccare un Tobiroppo, può attaccare una Calamità per provare a prendere nel posto, c'è comunque una gerarchia da rispettare. Deve essere Kaido a, in qualche modo, dare l'autorizzazione a farlo. Deve essere Kaido che, diciamo, nella punta del vertice, deve essere comunque rispettato a priori. Anche se uno prova a scalare le vette fino a diventare il vice capitano della ciurma. E deve essere Kaido che deve avere sempre e comunque l'ultima parola e il rispetto da parte di tutti. Quindi Kaido vuole rispetto e secondo me Kaido non ce l'ha con la figlia in modo particolare, l'abbiamo visto, il suo piano prevede proprio che Onigashima venga governata dalla figlia, lui vuole e spera, secondo me, quelle manette erano una speranza di Kaido per persuadere la figlia a cambiare idea, a cambiare idolo, a perdonarlo per qualsiasi cosa abbia fatto e perseguire le sue orme in modo tale da governare insieme a lui la nuova Onigashima, la nuova Wano e probabilmente il mondo, qualora dovesse conquistare le armi ancestrali e qualora la battaglia contro il governo mondiale andasse a buon fine. Quindi io penso che Kaido, sotto sotto, speri di riavere fiducia da parte e rispetto da parte della figlia. Questo però lo può fare solo un uomo che è profondo dentro di sé. E questo ci porta quindi al suo flashback, la parte finale del video. Il flashback di Kaido potrebbe, sì, per carità, venire nel prossimo capitolo, tra 10 capitoli, nel capitolo 1000, non importa quando avverrà. Importa capire cosa vedremo in questo flashback. Sicuramente, e vi invito quindi a vedere il video che vi lascio in descrizione, scopriremo quello che è il motivo per il quale Kaido ha un favore in sospeso con Big Mom. Io ipotizzo che c'entri comunque Yamato. Forse Yamato era giovane, da piccolissima era malata. Big Mom ha fatto qualcosa, quindi un favore per la vita. Non lo so, però io ipotizzo questo, ma vi lascio il link in descrizione. E quindi scopriremo sicuramente il rapporto tra Big Mom e Kaido. Vedremo scene, spero, di guerra e di vita quotidiana anche nella ciurma dei Rocks, in modo tale da buttarci in mezzo
mezzo Xebec, da buttarci in mezzo anche Shiki Leone Dorato. E magari appunto nel capitolo 1000, finito il flashback, arriverà anche Shiki Leone Dorato, come ho ipotizzato nel video che vi lascio sempre in descrizione. E tra le varie cose, quindi, spero che capiremo anche il carattere al 100% di questo imperatore, perché questo imperatore soffre. Secondo me Kaido, per soffrire devi essere profondo, perché se tu fossi solo goliardico, giocherellone, ubriaco, che non se ne frega di niente perché ha tutto nella vita, ha forza, ha rispetto, ha uomini, ha un'isola, ha donne, ha alcol, ha vino, dovresti essere, se sei stupido, felicissimo. Kaido invece è un uomo che soffre. Secondo me il fatto anche che lui si voglia buttare, voglia provare a suicidarsi, non trova nessuno alla sua altezza che lo possa in qualche modo impensierire e far sentire vivo, il fatto di avere una figlia che non lo rispetti, e abbiamo detto che per lui il rispetto è tanto se non tutto, secondo me fa sì che Kaido sia un personaggio profondo e che abbia già in passato sofferto. Dobbiamo anche scoprire la moglie, la mamma di Yamato, che fine ha fatto, magari è morta per colpa di Kaido, magari ubriaco, non se n'è accorto e l'ha uccisa, oppure Kaido non è riuscito a salvare la moglie, oppure ha chiesto favore a Big Mom, non lo so. Comunque, fatto sta che io Kaido lo vedo molto più profondo del previsto, da quando sconfisse Oden in poi, anche molto più rispettoso degli avversari, il che non significa buono, non significa che Kaido va a dare le caramelle ai bambini, significa che Kaido uccide o sconfigge gli avversari, ma lo fa con rispetto. Lui rispetta la vita che sta togliendo, rispettando il fatto che quella persona ha provato ad attaccarlo, quindi lo tratta come un avversario, come giusto che sia, però anche se lo uccide lo fa con onore, lo rispetta, rispetta la morte di questo guerriero. E quindi per un uomo così, per un uomo che non ha una famiglia, perché la moglie non si sa che fine ha fatto ma probabilmente è morta, la figlia, l'unica figlia che probabilmente ha, che lui vorrebbe al suo fianco, vorrebbe affidargli un posto nella società, nel suo esercito, lo ripudia, ha visto nel suo avversario l'idolo piuttosto che in lui, non ha, è talmente forte che non ha avversari che lo possono impensierire, e fondamentalmente anche lui però vorrebbe diventare il re dei pirati. Tutto questo secondo me fa, rende il personaggio di Kaido, ma lo scopriremo sicuramente nel flashback quando sarà, un personaggio complesso, un personaggio sofferente nell'animo, e un personaggio che secondo me non solo ci darà molto in questa saga, ma nella sua futura dipartita preparatevi, perché non dico assai, ma penso che piangeremo. Ve lo dico io, poi tra 30 anni, quando vedremo la sconfitta di Kaido, me lo direte se è così o no, però è sicuramente così. Quindi il video finisce qui, sono stato un po' confusionario a un certo punto perché parlare di Kaido per le poche cose che sappiamo, perché non sappiamo ancora tutto, non è facilissimo. Ho provato a collegare a Memor Duomo tutte le cose che abbiamo già notato, quindi il rapporto con la figlia, con Big Mom, il flashback, cosa scopriremo nel flashback, e poi come Kaido tratta gli uomini, i suoi avversari, come Kaido tratta i suoi uomini, come Kaido tratta la famiglia, come Kaido tratta se stesso. Kaido voleva suicidarsi quando l'abbiamo visto, Kaido si ubriaca spesso proprio per far sì in qualche modo di distrarsi, e ha provato a creare questa alleanza perché forse è l'unica cosa che lo rende ancora vivo. Lui dice o ora o mai più, o diventerò ora re dei pirati, avendo dei buoni alleati, avendo un piano, avendo un avversario degno di nota, oppure è tutto inutile, perché lui fino a poco tempo fa che non aveva ancora l'alleanza con Big Mom, perché Big Mom non è arrivata a Wano e non aveva ancora tante cose, si voleva appunto suicidare perché non aveva più stimoli, la figlia lo odiava, la famiglia, la moglie non c'è, gli avversari non ci sono degni, non c'è un piano, non c'è una prospettiva, non c'è un obiettivo di vita. E questo quindi rende un personaggio di tale caratura, di tale importanza nella trama, perché è un imperatore, non è il primo qualsiasi, no, è uno dei quattro, non ce ne sono tanti in giro come lui, un uomo triste, un uomo solitario, e un uomo che vorrebbe e spererebbe di avere un obiettivo, vorrebbe un obiettivo e spererebbe di avere in qualche modo rispetto, in tutte le sue forme, perché lui è strano da dire, lui anche se è cattivo rispetta, uccide perché uccide, ma rispetta quando lo fa e vorrebbe il rispetto. È un personaggio complesso Kaido, e ci regalerà, oggi non so parlare, è troppo caldo, ci regalerà delle belle perle, ve lo dico io. Detto questo, quindi fatemi sapere voi qui sotto cosa ne pensate, scusate per il video un po' lungo per essere una chiacchierata, ma sono tanti pensieri, tante cose che ancora non sappiamo, e le poche cose che sappiamo bisogna collegarle anche a puntino. Quindi fatemi sapere.
studiate un po' meno in questo periodo, fate i bravi, soprattutto siate umani, e ricordate, personaggio Kaido, per Kaido è un personaggio solitario e sofferente. Ci regalerà molto, ve lo dico io. Fatemi sapere, recuperatevi tutti i video in descrizione perché sicuramente qualcuno non l'avete visto e vi piacerà. E soprattutto poi tutti i video nel canale che trovate: Dragon Ball, Naruto, politica, teorie, top, power level, approfondimenti, storie, video commenti, quello che vi spacchettamenti, quello che vi pare. Ok? Alla prossima, ciao ciao!